Un saluto a tutti gli spettatori, i miei fan, le persone che mi amano e che mi seguono da sempre, da Lisa Simpson, ma anche da Steve Harper. Chi di voi si ricorderà questa serie meravigliosa di Otto su Contetto? Per passare poi a Cinderella, Cenerentola della Walt Disney. Un saluto grande da Monica Ward. Ciao! Beh, Monica Ward è una generazione, una famiglia intera di doppiatori. Cioè, partiamo proprio un full optional. Da mia nonna, mio nonno Carletto Romano era il doppiatore di Jerry Lewis. E allora, giovanotto, chi altri oltre a te era a conoscenza del segreto del minestrone? No, è divertente come voce, però non può essere quella di Carter, no? No, vabbè, era quella di Jerry Lewis. Quindi veniamo veramente da generazioni, soprattutto quasi dall'inizio del suono che è avvenuto in Italia, quindi è una vita, tutta la famiglia, i miei figli, i miei fratelli. È un lavoro talmente bello, meraviglioso, che poi una persona si innamora. Certo, ci deve essere un'attitudine, ci deve essere del talento, se no non è un lavoro che si può fare assolutamente. Però alla fine ci siamo ritrovati più o meno tutti a fare questo mestiere meraviglioso. Sono una nave al buio, cerco solo un faro. Ma sentire parlare Jerry Lewis l'italiano, che poi in realtà la traduzione italiana ha dato più successo al personaggio stesso, perché è riuscito a dare quel là in più nell'italiano che in realtà in inglese non riusciva a dare. Che emozione ti ha Esatto. dato? Che sensazione ti ha dato sentirlo parlare dentro casa? Sì, ma guarda, lui era tremendo, Carletto non era uno che al di fuori del lavoro ti concedeva il suo estro. Non, quando io ero piccolissima, quando gli chiedevo di farmi le imitazioni, non me le faceva. Era freddo, mamma mia, non è stato un buon nonno, assolutamente. Come nel mondo del doppiaggio ancora, cioè, non so se esiste ancora la sensazione del fatto che ci sia uomini e donne, ma poi in realtà alcuni personaggi maschili vengono fatti pure da donne. C'è questa difficoltà ancora, questa sensazione? Ah sì, non è una sensazione, a volte è una richiesta, soprattutto sui cartoni animati, a volte capita ancora, però è raro. Diciamo che adesso, in questi ultimi anni, i bambini sono diventati bravissimi, velocissimi, quindi quando è possibile si usano i bambini veri. Se invece ci sono delle lavorazioni, diciamo, dove si deve andare molto di fretta, o dove se ci deve essere proprio la specifica di un adulto che fa, se c'è proprio una specifica per doppiare delle serie con degli adulti, lo facciamo. Insomma, ci sono tanti di noi che riescono bene a fare i bambini e le bambine. E oltre che tu hai fatto tanti personaggi, sicuramente il più conosciuto è Lisa Simpson, ma c'è, allora, la domanda si divide in tre parti in realtà. Qual è il personaggio che ti ha dato più soddisfazione o che ti dà più soddisfazioni? Qual è il personaggio che ti ha dato più difficoltà o ti dà più difficoltà? E quello che non ti aspettavi che facesse tanto successo, ma in realtà poi è esploso nel suo massimo. Sicuramente Lisa, in assoluto, cioè è una serie che mai avrei pensato che potesse durare per 30 anni, mai avrei pensato che mi potesse portare così tanta notorietà, cioè non tanto per la televisione che ho fatto, ma soprattutto per Lisa. Cioè, quando dico che sono la voce di Lisa Simpson, la gente impazzisce. L'altro giorno sono andata a fare il tampone in ospedale perché dovevo fare un intervento. E l'infermiera che mi ha preso il tampone mi fa, dice: "Ma tu sei quella Monica lì?" Io ho detto: "Che intendi per quella Monica lì?" "Sì, quella lì, la doppiatrice famosa dei Simpson." Dico: "Sì." Cioè, alla fine
Ecco, dei Simpson veramente non me l'aspettavo che potessero avere così un successo così a livello mondiale, così plateale. E tu hai dato voce a un altro personaggio che in realtà il fumetto, cioè il cartone, l'anime è rimasto, ha fatto un, poi nel tempo un grande successo, perché in realtà tu hai dato voce anche a questo personaggio, uno dei personaggi di questo film, Akira, che sicuramente nel tempo poi si è rivalutato, perché poi hanno festeggiato anche i 30 anni, quindi forse non è anche in quel caso ti saresti aspettato che nel tempo Akira fosse rivalutato così, anche perché tu sei la voce originale, che poi dopo è stata anche rifatta la seconda voce, però tu sei la voce originale di quel film. Esatto, esatto. Sì, sì, sono quelle cose inaspettate, non... ma sai, la vita è un po' imprevedibile. Mi ricordo tempo fa andai a vedere uno spettacolo di Christian De Sica, che adoro, e lui durante lo spettacolo disse che lui ha passato dei momenti molto brutti della sua vita, molto bui, no? Cioè all'inizio della sua carriera tutti dicevano, lo sbeffeggiavano, lo prendevano in giro, gli dicevano che era la brutta copia del papà, che non era in grado di recitare, che era troppo grasso, ce n'aveva sempre una. Poi ha accettato di fare questo film cinepanettone, ma insomma stavano veramente in grande difficoltà economica, e hanno fatto una prima visione, diciamo, con un po' di amici e un po' di pubblico. E lui vide che il pubblico si divertì così tanto, si girò verso la moglie e gli disse: amore, dal prossimo anno se magna, nel senso che aveva capito che quello era sicuramente un filone che gli potesse portare tanti soldi, però inaspettato. Come Vaporidis, che mi raccontò Nicolas, quell'attore italiano bravissimo, no? Che mi ha raccontato che il film che poi gli ha portato Notte prima degli esami quel successo inaspettato, quando lo hanno chiamato per girare quel film, lui ma mai avrebbe pensato nella sua vita che potesse essere un film che poi l'avrebbe portato così alla notorietà. Quindi la vita è imprevedibile, meno male che a volte è imprevedibile anche così, diciamo, in positivo. Certo è bella la normalità, la maramma questo lo so già, non fermarti, corri insieme a noi, con la fantasia e con l'allegria tutto il mondo più bello sembrerà. Se dovessi raccontare la sensazione del mondo del doppiaggio nella sua, da quando è iniziato ad oggi, che cosa è cambiato secondo te? E in peggio, in meglio, in tanti fattori? Sai, adesso c'è una vita frenetica assurda, cioè si lavora a ritmi impensabili, cioè poi noi ormai ci siamo abituati, però c'è una frenesia, una corsa, ma è un po' tutto il mondo che va così, no? Devi essere produttivo, devi dare il massimo, senza poi magari aspettarti chissà che cosa, però devi stare a 3.000, e una volta non era così, quindi trovo che rispetto a tanti anni fa si è perso un po' il calore dell'umanità, ecco, in tutti i sensi, sia a livello di tempo che a livello artistico, perché poi inevitabilmente se io devo correre così tanto è normale che io ti posso dare molto di meno, no? Se io devo fare banalmente una piega capelli e ci metto 2 minuti anziché metterci mezz'ora, la differenza la vedi. Ho fatto un esempio banale, però funziona. Sì, no, stessa cosa che ci ha detto ad esempio Andrea Piovan, quel fatto che a volte prima ti sbrighi, poi dopo succede che le volte successive ti richiedono sempre di avere quei tempi che in realtà non riuscivi a tenere all'inizio. Però anche perché c'è uno studio che tu hai visitato, cioè che dove lavori o dove hai lavorato, che ti è rimasto un po' più impresso, perché ad esempio lui nel caso suo è rimasto impresso la Abbey Road dove suonavano i Beatles. Nel caso tuo c'è uno studio che frequenti e che hai frequentato che ti è rimasto un po' più nel cuore perché hai trovato un ambiente molto particolare? Vabbè, due ambienti. Una la Trafalgar, che è uno studio musicale dove c'è passato veramente chiunque, sia dagli stranieri che
dagli italiani, quindi ogni volta che entri dentro quello studio è uno studio veramente magico. E un altro è, vabbè, l'International Recording, che oggi non esiste più, dove hanno costruito un albergo bellissimo, è un vecchio studio di registrazione dove sono passati in assoluto i più grossi attori americani, tutti gli attori italiani, da Mastroianni a Sordi a Fellini e quant'altro, insomma. Quello era uno studio magico, purtroppo non esiste più. Ci sono dei cambiamenti radicali a volte nella vita, ci sono dei cambiamenti che ti fanno sentire un po' di nostalgia nei confronti del passato. Un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che vorrebbe intraprendere questo lavoro, perché non è un hobby, è un lavoro. È un consiglio di studiare tanto, di fare teatro soprattutto, perché io, ad esempio, che insomma dirigo ormai da più di 25 anni, posso dire che la maggior parte delle persone che approcciano, comunque i giovani che fanno questo mestiere, non fanno ad esempio il teatro, e si sente tantissimo, perché il teatro ti dà uno spessore, ti dà una profondità che diversamente non hai se fai soltanto doppiaggio. Doppiaggio può diventare un automatismo, un lavoro meccanico, sì, fatto di recitazioni, ma senza una profondità e uno spessore culturale di recitazione. Se tu non ce l'hai, non lo trasmetti. Il teatro è comunicazione a tutti gli effetti, è corporeo, è mentale, è vocale, quindi hai modo veramente di far vedere quello che sei a livello artistico a una persona. Se non hai una formazione artistica anche attraverso il teatro, chiaramente sei più vuoto, sei più scarico, hai meno da dare, comunichi di meno, insomma. Secondo me si è fuori classe, diventi veramente un grande attore se hai un approccio totalitario con questo ambiente, non soltanto legato al doppiaggio.